Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanai, che amici miei, grazie sempre che ci siete, grazie di cuore, perché è importante per me, lo sapete già, è importante. E grazie del sostegno che mi state dando anche a Keito Sensei. Mi raccomando, qui sopra trovate già la locandina della sua pagina, ora si sta organizzando per fare questo corso giapponese. Sono entusiasta perché probabilmente potrei partecipare anch'io, se tempo permettendo, perché ovviamente se non combaciano i giorni in cui sto facendo anch'io lezioni di coreano o sto al dojo, sarebbe carino partecipare. Quindi saremmo compagni di classe, ragazzi, sarebbe carino, no? Quindi mi raccomando, il giapponese veloce con Keito Sensei sarà organizzato, probabilmente partirà il corso, ora sta prendendo, da quello che mi ha detto ieri, sta prendendo, si sta organizzando per la data di inizio, che sarà tra metà luglio, sì, metà luglio circa. Quindi io vi consiglio altamente di, per chi è interessato, perché i pezzi sono veramente popolari da quello che mi ha detto. E ricordatevi, c'è il 10% di sconto per coloro che appartengono iscritti al Kanko Kanai, perciò più di così non si poteva fare, ok? Perciò ringraziamo Keito Sensei per questo. Ovviamente sarà molto carino come lo gestirà. È un corso base, un corso base per persone che comunque sia si stanno preparando per andare in Giappone e sognano di andare in Giappone. Quindi preparatevi a una lezione molto specifica fatta bene da una persona che sicuramente sa parlare bene la lingua giapponese, perché è nata lì e non è come me, che sono da tanti anni qui in Italia. Quindi lei comunque sia, il suo giapponese è ancora perfetto, purissimo, ok? Non che il mio coreano sia sbagliato, però sto dicendo, comunque ci abbiamo anche questo bonus. E iscrivetevi al canale, ovviamente è importante perché ovviamente mettete i like. Vi ringrazio nell'ultimo video che avete fatto tante visualizzazioni, tanti like, tante iscrizioni. Iscrivetevi al canale perché è importante, perché è un feedback, è il feedback che mi date a me, mi date la possibilità di capire che sto lavorando bene, quindi è molto molto importante, ok? E i like soprattutto, quelli sono indispensabili. Iscrivetevi poi al canale di Su Sensei, la miscela di sapete, che trovate qui sotto in descrizione, molto importante anche quello, perché ovviamente è il canale dove, vi ripeto, molti dei nostri progetti che sto facendo in questo canale andranno lì, quindi sappiate questo. Potrebbe essere che alcune delle cose che vi mancano, tipo gli shorts, vanno lì, per farvi un esempio. E che ho dovuto chiudere perché ovviamente ho visto che non c'era tutta questa cosa di seguire, quindi uno youtuber sceglie anche queste, prende anche queste decisioni, però c'erano comunque 200 persone che lo guardavano, quindi pressa poco, ora vediamo come fare, ok? E le magliette Teespring qui sopra, Tree of Life, loro vi spediranno la maglietta. Il Teespring è un sito americano, quindi saranno loro a spedirlo in realtà. E Teespring gestisce tutto quanto la spedizione, e Tree of Life sono le persone che gestiscono il rapporto tra loro e me, per esempio, per farvi un esempio, ok? Poi chi volesse l'attrezzatura troverà l'attrezzatura su amazon.it/shop/kankokaneki, che trovate qua sotto, che è una vetrina. Devo ancora aggiornarla per quei nuovi prodotti che sto utilizzando, però è sicuramente una vetrina che dà molte informazioni giuste, ok? Ultimo, prima di iniziare il video vero e proprio, che sarà dedicata ad un libro. E poi mi direte, cosa c'entra il libro? Lo capirete tra poco, chi è interessato lo capirà mano a mano che vedrà il video. Sappiate che il 27 giugno, perciò questo ora sto registrando di lunedì, perciò questa domenica che verrà, terrò qui sopra, vedete la locandina, un seminario totalmente gratuito di Kanko Kanai, che qui a Cagliari, presso la piazza di il parco di Terramaini. È facilmente raggiungibile da tutta Cagliari, perché effettivamente è vicino a Viale Marconi. Sarà un seminario gratuito, inizierà alle 8:30, l'appuntamento è presso il bar, che probabilmente è chiuso, per comunque sia il bar di Terramaini, alle 8:30, e finiremo verso mezzogiorno e 30. Quello che occorre è essere assicurati. Il seminario è totalmente gratuito, lo ribadisco nuovamente, perché ovviamente qualcuno mi ha domandato, ma cioè, si paga qualcosa? No, non si paga nulla, ok? L'importante è che siate assicurati, e per chi volesse venire a salutarci, è il benvenuto, ok? Anche solo per guardare, quindi siete i benvenuti, questa è la cosa principale.
Quindi il seminario verterà su Aikido e Daito Ryu, quindi faremo qualcosa di carino, lo sto già preparando da un paio di settimane cosa proporre, ed è una scusa in realtà per stare insieme, perché siamo stati per tanto tempo bloccati. Ed è giusto che ritorniamo lentamente alle nostre vite. E questo è un modo per festeggiare, perché dopo andremo anche a mangiare. Quindi, Stella Ramaini, 27 giugno, qui a Cagliari, dalle 8:30 fino a mezzogiorno e 30. Seminario di Kanku Kanaiki, Aikido e Daito Ryu. E ovviamente totalmente gratis. Questa è la cosa importante. Quindi ora parliamo di libri, parliamo di cultura e parliamo di una bellissima cosa che è iniziata tra il Kanku Kanaiki, in cui ci sono le persone di me e di Suzy Sensei, e le edizioni Il Punto d'Incontro. Ok? Allora ci vediamo tra qualche secondo. Benvenuti nel Kanku Kanaiki, il canale Kanku Kanaiki. Sono sempre il vostro amico Songyun Devi Cho, maestro del Kanku Kanaiki. Sesto Dan di Aikido, Menkyo Hokuden di Daito Ryu. Ho qualche grado sopra la cintura nera di Judo. Dal 2014 ho fatto un pochino di box. Sono uno storico, un prepper e uno youtuber. Questo per dirvi che sono è un amante degli animali. Questo per dirvi che sono una persona qualsiasi come tutti voi. Non sono né primo tra i pari, né tantomeno qualcosa di speciale. Sono soltanto una persona che ha avuto l'opportunità e la faccia tosta, perché effettivamente serve anche questa, di aprirsi un canale e dedicare il mio tempo a condividere e a crearmi amici, perché effettivamente utilizzo i social per creare amicizia. Ormai non voglio più, non mi piace utilizzare i social per altro, ok? Solo per creare amicizia. Questa è una bella bella sensazione, perché sento tutti voi che siete iscritti al canale come i miei amici, ok? Quindi questa è una bellissima bellissima sensazione. Allora, come vi stavo dicendo, oggi parliamo di questo rapporto, che collaborazione che si è creata. Ovviamente non c'è un'inserzione pubblicitaria, ricordatevelo, non è quello, è una collaborazione che in questo momento è nata in modo spontaneo, senza scambi di denaro, per la precisione, ok? Perciò non è un'inserzione a pagamento, ok? Perché a noi piace la cultura, quindi a me fa piacere cominciare a parlare di un qualcosa che. E poi eventualmente potrà nascere qualcos'altro, però intanto mi piace parlare col cuore di questo argomento, che sono i libri, ok? Un marzialista, come vi ho sempre detto, un budoka, dovrebbe essere una persona che segue i libri. L'altro giorno ho incontrato un carissimo amico, che è un maestro dello stile Wudang di Kung Fu, che saluto. Ciao Alessio Sifu, spero che guardi il video. E sono andato a trovare nel suo Kwon, cioè quello che noi in giapponese definiamo dojo. E all'interno del suo Kwon ho trovato che lui sta investendo i soldi in libri, in cultura. E questo mi ha fatto molto piacere, perché effettivamente è un bellissimo gesto, è una bellissima cosa. Perché la cultura, se noi, come dicevate voi, amici miei in Italia, nell'penisola italica, tantissimi secoli fa, cosa vi dicevano i vostri antenati? Mens sana in corpore sano. Il corpo è sano se c'è la mente sana, e viceversa. Che non era soltanto culturale, in realtà era perché una persona con una mente serena e sana fa in modo che le malattie non arrivino nel corpo, e viceversa, un corpo sano tendenzialmente, che si è allenato, tendenzialmente lo sappiamo noi tutti praticanti, noi che ci alleniamo tendenzialmente non abbiamo dei scribizi, delle idee strane che ci vengono. Sono i frustruoca che fanno così, che non si allenano, ovviamente cominciano sempre a utilizzare col pensiero cose cattive. Però, tornando a noi, la cultura è una cosa indispensabile, è fondamentale. Soprattutto per voi che insegnate, se all'interno del gruppo che segue, all'interno degli amici che seguono il canale, iscritti, ci sono dei maestri, ricordatevi. Dedicate un po' di tempo per leggere e condividere con i vostri allievi questo, perché magari questi allievi sono interessati, ma non sanno da dove partire, come per le arti marziali. Quindi, fare un po' di cultura, studiare e poi condividere è una cosa importantissima. Come voi sapete, io ho tenuto un gruppo di video riguardanti i 36 stratagemmi del punto d'incontro, ok?
proprio da punto d'incontro. Questo libro ce l'ho da tantissimi anni, è partito con me per il Giappone, è venuto con me in Corea, ha girato l'Europa quando facevo gli studi dottorali, quindi è sempre stato con me. Ovviamente questa è la vecchissima edizione, esiste anche una nuova edizione riguardante proprio questa qua, che trovate nel link qui sotto su Amazon. Però la cosa bella è che il punto di incontro ha creato... Ta-da! Metto il suono invece di cercarmi il suono per metterlo online. Una nuovissima edizione dei 37 Gemmi che, personalmente parlando, e ribadisco, nessuno mi ha pagato per dire queste cose, lo dico col cuore, sono rimasto stupito. A parte il fatto che sono libri piccoli e io adoro i libri piccoli, lo sapete, quando si viaggia tra Keikogi, vestiti, e metteteci anche un po' di cibario, ovviamente quelli legali, non è che si può entrare, alcuni entravano col salame in Giappone e in Corea nessuno li fermava, ci ho provato a entrare con un citterio quando ancora mangiavo la carne e mi hanno fermato, ma no, quelli sono aneddoti. Comunque il discorso fondamentale è che avere il peso, purtroppo, veramente in questi casi, ma anche quando cammini tra l'aeroporto e l'albergo, o l'aeroporto è il dojo, o l'aeroporto dove volete voi, da casa, effettivamente avere certi borsoni, perché ovviamente se stai facendo un viaggio gigantesco, ai miei tempi come studente non potevo dovevo risparmiare, non andavo a andare in taxi a destra e a sinistra, ok? Comunque sia, cercavo di risparmiare prendendo questi famosi bus che erano stati formati proprio per poter far viaggiare le persone. Il peso conta. Soprattutto in aereo, se nella mia borsa non c'è, cioè, alcune agenzie aeree ti fanno partire con 10 kg, altri con 8, vedete già le cose cominciano a cambiare. Un libro molto grosso dà fastidio, cioè, è pesante. Questo formato piccolo è magnifico, partiamo da questo fatto, magnifico. E ovviamente il formato è a cura di Sergio Peterlini. Sì, si chiama Sergio Peterlini, ovviamente è edizione Il Punto d'Incontro ed è la nuovissima versione che è uscita da neanche un mese. Allora, perché è così bello? Il fatto è che questo libro era veramente, cioè, ci metto l'affetto, il cuore, quello che volete voi, perché ovviamente a viaggiare attualmente tanto le pagine sono ingiallite e quasi disintegrate, ok? E da questo libro abbiamo fatto proprio, vedete qui sopra il link, abbiamo fatto i 36 stratagemmi e molti di voi l'hanno seguito e mi fa piacere che l'abbiate seguito, perché pensavo che una volta finito la serie nessuno lo guardasse più, mentre invece ho visto che molti di voi l'hanno proseguito a seguire, quindi vi ringrazio. La differenza tra questo libro e quest'altro sta nel fatto dell'impaginazione e di come è stata gestita. Come vedrete adesso in sovraimpressione, il libro è formato da varie parti, a parte il fatto che fa piacere vedere che viene recitato lo stratagemma anche in cinese, cosa che nella vecchia edizione non veniva fatto. Poi viene spiegato la traduzione recitata. Per esempio, se andiamo a vedere uno dei stratagemmi, prendiamo proprio il 21esimo, perché per me Susi Sensei il 21 è molto importante. C'è la scritta in cinese in verticale, poi c'è scritto il 21 stratagemmi Jing Chang Tuo Qiao. Io non so leggere il cinese, però sappiate che questo è il suono che concettualmente in alcune parti della Cina viene applicato, perché sapete, la Cina ha tantissimi modi di pronunciare le cose, ok? Perché è un paese gigantesco. Poi vi è la spiegazione, l'interpretazione, come viene interpretato, eccetera, eccetera. E successivamente vi è la spiegazione storica. Motivo per cui io come storico sto in adorazione, perché effettivamente se andiamo a vedere la parte che mi piaceva di più della vecchia edizione era la parte storica. L'interpretazione del curatore, dottor Gianluca Maggi, il professor Gianluca Maggi, era bellissimo, questo è un dato di fatto, perciò io vi consiglio di prendere entrambi i libri. Però, per chi non l'avesse ancora fatto, e volesse soltanto una copia, io per esempio a me piace, quindi ho già le due copie, che per chi volesse invece avere solo una copia vi consiglio quest'ultima. Motivo perché vi consiglio quest'ultima, a parte che
essendo più cioè una copia nuova, essendo stata editata, pubblicata come nuovo, ovviamente vengono tolti gli errori di edizione delle edizioni precedenti. Poi i collezionisti tendenzialmente vogliono anche l'edizione precedente, però è un altro discorso, ok? Io parlo di collezionisti e quindi saluto Susan Sei, che normalmente colleziona tantissimi libri. Quindi ovviamente questo è un modo di ragionare del collezionista. Per esempio, sapete che alcune monete che compaiono, oppure soldi in carta che compaiono con degli errori gravi, che all'epoca non avevano valore perché c'era un errore, adesso valgono milioni di euro soltanto perché c'era la stampa errata. Quindi pensate un po' quanto nel collezionismo l'errore te lo rende unico, l'errore lo rende tale. Ovvio, nella versione vecchia non è che ci siano errori, diciamoci la verità. Solo che la versione aggiornata fa in modo di apprendere con nuovi studi, nuovi ragionamenti. Per esempio, la parte storica è impeccabile. Il dottor Sergio Peterlini ha fatto un lavoro veramente impeccabile sulla parte storica, devo ammetterlo. Mi è piaciuto moltissimo rileggere. È assurdo, è questo, l'ho riletto. Perché io ho ricevuto questo libro, ho avuto la possibilità di ricevere, ringrazio l'edizione Punto d'Incontro che me l'ha spedito, perché ovviamente avendo spiegato il primo libro, senza l'intento di neanche farmi notare da loro, devo ammetterlo, senza farmi notare, mi hanno spedito, avevano visto il video e mi hanno spedito questo libro, e quindi li ringrazio. E l'ho letto, confesso di averlo letto totalmente. Ci ho messo un po' di giorni, perché ovviamente tra una cosa e l'altra, organizzare seminari, organizzare aiutare Keito Sensei a fare organizzare le sue lezioni, ovviamente un po' di tempo ci ho messo. Però nel frattempo ho letto e ho veramente gustato il libro. Motivo? Perché c'è scritto, è vero, non c'è la spiegazione come qui dell'eventualmente dello stratagemma, però attraverso la storia, attraverso l'uso storico dello stratagemma, una persona riesce a comprendere e dare un'interpretazione migliore a quello che concettualmente è lo stratagemma stesso. Quindi è molto interessante come hanno eliminato la parte di spiegazione, che comunque se siete interessati potete trovare nelle vecchie versioni. Hanno, non dico eliminato, scusate, questo è un termine sbagliato, comunque sia, hanno praticamente assorbito anche all'interpretazione di ciascuno di noi attraverso la storia. Io confesso, l'interpretazione del vecchio libro l'avevo letta tutta e l'ho continuata a leggere, perché alcune volte volevo avere la sicurezza di capire se quello che avevo capito fosse giusto. Però bisogna ammettere che come storico, come praticante di arti marziali, di Budo, come Budoka, personalmente parlando, sono andato maggiormente alla parte, all'illustrazione storica, perché da lì riuscivo a comprendere tutto quello che mi era necessario comprendere per quanto concerne lo stratagemma, e da cui poi avete visto che ho fatto i video, ok? Quello che effettivamente, secondo me, un po' manca, se andiamo a vedere di voi due libri, sta nel fatto che nel nuovo c'è l'interpretazione, prendendo sempre il 21esimo stratagemma, di stare nemico, che grande l'impressione, e perciò l'interpretazione, la cosiddetta, il commento esiste ancora. Però a me piaceva molto anche la parte della spiegazione, perché effettivamente va a perdersi un pochino quella parte particolare dove c'era anche il richiamo su un proverbio cinese, richiamo su uno dei sul Sun Tzu, sul Sun Bin, capito? Queste cose un po' mancano, perché effettivamente in questa versione non è stata fatta. C'è l'interpretazione, quindi c'è la spiegazione e c'è la parte storica. Quindi in generale, tornando a noi, nella versione nuova è più un libro, veramente versione pocket, quindi tanto 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 bene, perché si porta in giro, e questo è una bibbia per portarlo in giro, perché effettivamente ti aiuta sempre anche nei momenti di disagio e distrazione. Perciò vi consiglio altamente di prenderlo. Io comunque vi metto il link sotto affinché possiate ottenerlo.
vi dirò nella parte cesso del libro, io dico c'è una spiegazione storica, c'è l'interpretazione, quindi il minimo indispensabile, ma anche l'ottimo reparto storico, perché è scritto molto personalmente parlando è scritto meglio in confronto al vecchio libro. Però manca quindi quelle piccole nozioni che veniva messa nell'altro libro, perché effettivamente nell'altro, se a paragone, in quello vecchio compare questa parte della spiegazione. Quindi personalmente manca questo, però cosa vuol dire? I libri non è che costano un occhio della testa, diciamocelo, andando al wok io spendo molto di più, diciamo. Io direi, per gli amanti, per i veri Budoka, prendeteli assolutamente entrambi, non solo questa versione ma anche la versione che esiste già, che molti dei miei allievi hanno già preso, prendeteli perché vi aiuteranno. Per quanto concerne chi volesse l'interpretazione nuda e cruda e andare subito alla parte storica, prendete questa, la nuova, perché effettivamente è effettivamente fatta meglio. Ma vi ho detto, da persona che amava l'altro libro, io trovo che c'è stata questa piccola mancanza, che magari è per motivi di spazio, per motivi anche di coerenza di quello che stavano facendo, non hanno messo, quindi non è un errore, ok? Assolutamente. Tra le due, quale preferisco? Ovviamente l'amore rimane in questo, perché mi ha seguito per tutto il mondo, però devo ammettere che se trovassi entrambi i libri in libreria, effettivamente l'occhio cadrebbe su questo, perché uno, a parte il discorso che è più leggero, perché ovviamente sempre col discorso del viaggiare, perché questo ora mi seguirà, ok? Ma come è stato organizzato le pagine, come non si vada a perdere troppo su argomenti che magari io, come praticante di Budo, praticante di come storico, magari sono più interessato. Per me, quanto mi concerne, a me interessa di più l'avvenimento storico per poter comprendere la stratagemma, ok? Perciò magari non ci si mette l'interpretazione filosofica, l'interpretazione sociale, eccetera eccetera, lo aggiungo io con la mia esperienza. Quindi a parità, la nuova versione è la versione che mi prende di più, ok? Escludete il discorso, come vi ho detto, che mancano le spiegazioni, quella è una chicca in più, è una cosa in più. Però a parità io sarei più vicino a prendere la nuova versione, perché nella nuova versione, per coloro che amo, sono Budoka come me, tutti voi amici miei Budoka o praticanti di arti marziali cinesi o coreane o thailandesi o filippine o indonesiane, tutti voi che seguite il canale, effettivamente il consiglio è prendere la nuova versione, perché la parte storica, ribadisco, la storia non è così, ok ragazzi? La storia è una parte fondamentale, perché dalla storia impariamo, dalla storia creiamo il nostro universo, il nostro presente lo creiamo attraverso quello che è accaduto nel passato. Ovvio, alcuni di voi diranno, oh, la storia la scrivono i vincitori. È vero, i vincitori, i sopravvissuti hanno sempre scritto la storia. Però, come storico, una persona cerca di trovare le fonti a destra, sia dai sconfitti che dai vinti. È lì che si forma la vera e propria storia. Quindi io vi consiglio altamente, comunque sia, di amare la storia, perché le arti marziali sono legate. Anche chi fa Brazilian Jiu-Jitsu, se non sa che deriva dal judo, e poi come mai il judo è nato, che senso ha? Capite il senso? Quindi capite cosa sto dicendo? Quindi è importante comunque sia a comprendere, apprezzare la storia. Il libro è scritto molto bene, è in un formato veramente deluxe, secondo il mio punto di vista è deluxe. Come è stata impaginata, solo che piacere agli occhi, lo leggi e lo vuoi finire subito, ok? Questo è quanto. Poi è carino proprio questa chicca di mettere la lettura in cinese, è secondo me una chicca stupenda, bellissima, da parte storica fatta molto molto bene. Quindi faccio i complimenti al dottor Sergio Peterlini per aver curato questo testo, veramente 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 consigliato. Quindi ragazzi, vi consiglio altamente di prenderlo. Troverete il link qui sotto, potete andare anche direttamente all'edizione Il Punto d'Incontro e lo potete comprare direttamente là, perché sicuramente avete la sicurezza che proprio dalla casa editrice ve lo spediscano. E che dire,
Cioè, guardate, se avessi avuto il bimbo prima, avrei fatto la serie 3660 Gem con questo. Lo ammetto, perché... a parte il fatto che la storia è scritta bene, la parte della storica, mi permette anche di poter darvi una spiegazione senza magari l'interpretazione di un altro grande studioso che è il Dottor Maggi, capito? Perciò avrei potuto dare, approfondire un po' di più. Questo è il mio punto di vista. Opinione opinabile, ragazzi, sempre, ok? Comunque sia, è il mio punto di vista. Quindi l'edizione, l'ultima edizione dei 36 stratagemmi, edizione Il Punto d'Incontro, è quello che vi consiglio altamente. Grazie di essere stati qua, ricordatevi il seminario ancora qui sopra, iscrivetevi al canale mio, quello di Su Sensei, la miscela di Savitri, iscrivetevi anche alla pagina Instagram di Su Sensei, la miscela di Savitri, dove troverete anche la descrizione interpretativa dei 36 stratagemmi, ovviamente lei farà una recensione anche lei, sicuramente lo scriverà ancora in maniera più dettagliata di quello che ho fatto io adesso sul video, e comunque non è un video corto, devo ammettere, purtroppo è così. Però bisognava parlarne, era importante parlarne, ok? E che dirvi, iscrivetevi pertanto nella sua pagina di Instagram, ricordatevi, il 27 giugno ci sarà un seminario, ovvio, il video rimarrà nel tempo, sappiate che il 27 abbiamo organizzato questa cosa in amicizia e c'è tanta felicità e serenità perché stiamo ritornando di nuovo a praticare e questa è una cosa molto molto importante, ok? Quindi ci vediamo, ricordatevi, le lezioni di Keito Sensei, queste sono altrettanto importanti, per chi volesse imparare il giapponese e volesse parlare giapponese sappiate che abbiamo questa opportunità col 10% di sconto per chi è iscritto al Kanko, quindi non è che ci sia qualcosa a fare, l'iscrizione è gratuita ragazzi, cioè la stessa cosa che dico sempre ragazzi, ma l'iscrizione è gratuita, dove sta la difficoltà? L'iscrizione è gratuita, le persone iscritte avranno questa opportunità, perché io vorrei cercare di trovare anche per la lingua cinese, poi eventualmente lo faremo anche per la lingua coreana, chiunque sia iscritto cercare di dare uno sconto a coloro che vogliono apprendere di più, conoscere di più, ok? Idem con patate, nell'eventualità, io ribadisco, eventualità che organizzeremo seminari quelli più ufficiali in cui veramente do anche quelle chicche che non sono soltanto rappresentative come potrebbe essere questo seminario qua che è più amichevole, chicche dico, non dico tecniche segrete, lo sapete, c'è il video sulle tecniche segrete, non è quello, bensì andare più sul dettaglio eccetera eccetera, seminari più specifici. In quel caso cercherò comunque sia sempre di venire incontro a chi è iscritto al canale, perché è giusto così, ok? Quindi ritornando a noi, questo è quanto, ci vediamo nel prossimo video, ringrazio ancora l'edizione Il Punto d'Incontro per questa opportunità, e mi fa piacere proprio parlare di libri fatti bene, scritti bene, curati molto molto bene, quindi... sono contento e soprattutto perché è legato al vecchio libro, quindi sono entusiasta per questo, perché non mi sarei mai aspettato di poter vedere una nuova versione che è curata in maniera differente dall'altra, della stessa casa editrice che mi ha seguito per 20, 25, anche di più anni, questo ovviamente tantissimi anni, quindi sono molto molto contento, ringrazio la casa editrice Edizioni Il Punto d'Incontro per tutto quello che fanno per la cultura orientale, perché qui dietro vi dirò, ci sono tantissimi libri che a me fanno impazzire, devo ammetterlo, 100 Koan Zen, 101 Storie Zen, India Segreta, Buddha, La luce dell'Asia. E poi un altro libro che mi fa piacere perché l'ho a casa. È Storie Zen a fumetti di del dottor Luca Boriero. Quello mi farà veramente piacere parlarvene perché lo sapete, lo Zen è legato alle arti marziali giapponesi. Non si può negare, ok? Poi, che okay, il karate di Okinawa, lo sia perché non era giapponese eccetera eccetera, quello faremo un altro video se siete interessati, però effettivamente lo Zen è legato perché lo Zen è un modo di porsi, una filosofia, non soltanto religione, una filosofia, un modo, un pensiero che collega tutti noi in un modo o nell'altro, quindi trovare le storie Zen a fumetti che dà anche l'opportunità a ragazzi più giovani di poter seguire
quello che sono è bellissimo. Quindi il dottor Luca Borriero ha fatto veramente un bellissimo, bellissimo testo. Comunque se ne parleremo eventualmente in un altro video, capito? Quindi questo è quanto. Poi se ci sono dei libri, andate nel sito, ci sono dei libri che a voi interessa, io con vero piacere cerco di ottenerli, cioè li compro, li prendo, li leggo, datemi il tempo di leggerli però, perché non è che sia super veloce come quando ero all'università. All'università era molto veloce, ultimamente un po' più lento, perché vuol dire che sono cresciuto e ho meno tempo. Comunque sia, cerco di leggere e magari vi faccio una recensione dei libri, capito? Perché mi piacerebbe che il Kanku Kanai, che almeno il martedì si parlasse anche di questo. Il venerdì parliamo di arti marziali, parliamo di altre cose, però questo sarebbe carino, ok? Questo è quanto. Grazie di essere stati qua, vi ringrazio per il sostegno e che dire? Leggete, 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 ok? Questa è la cosa più importante. Leggete, leggete, leggete. Perché il corpo deve essere forte, ma la mente deve essere ancora più forte, ok? Pertanto, domani che tocco sono città. Grazie di essere stati qua.